Al Presidente Sburacchia vorrei chiedere due cose. La prima riguarda qui l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sicuramente è stata la prima associazione del Paese a discutere e a dare l'indicazione di voto contrario a questa riforma. Un dibattito alla festa dell'entrata del Presidente del Consiglio. E poi, altra cosa che entrava anche nel ragionamento che adesso faceva Tommaso Montanari, se si può sostenere, come sostengono i sostenitori della riforma, che cambiando la seconda parte, che è quella dell'ordinamento della Repubblica, e lasciando intatta la prima, si preservano i valori, i principi e quindi diciamo l'impianto della Carta. Vorrei precisare prima di tutto che la decisione dell'ANPI di schierarsi per il no è una decisione che parte da molto lontano e si fa decorrere da un momento in cui il Comitato Nazionale ha deciso di prendere questa posizione il 21 maggio di questo anno. In realtà non è proprio così. In realtà il 30 marzo del 2014, quando è stato presentato il primo disegno complessivo, ancora nemmeno qua in forma di legge, ma come disegno di riforma costituzionale, di legge elettorale, noi abbiamo fatto una grande manifestazione al Teatro Eliseo a Roma, che era intitolata in questo modo: riforme costituzionali, legge elettorale, un problema di democrazia. Mi pare che fosse già chiaro il pensiero del mondo. E fu chiarissimo per tutti, nel senso che quella manifestazione fu calorosissima, appassionata, di quelli in cui ci si incontra con piacere e si concorda insieme su una strada. Anche dovendo immaginare che quella strada andrà avanti porterà alla necessità di scegliere anche posizioni più drastiche, quando poi si presenterà il problema anche del referendum possibile e così via. Era tutto chiaro, preciso e concordato. Nessuno sollevò obiezioni. E non si potevano sollevare obiezioni per una semplice ragione: che il nostro statuto, abbiamo uno statuto a cui teniamo molto, perché è uno statuto fatto nel 1944 e 45, a cavallo della liberazione, diciamo, quindi ha tutto il significato, la portata dei valori della resistenza. In quello statuto, nell'articolo 2, c'è indicato tra gli obiettivi che ha l'ANPI quello di pretendere l'attuazione della Costituzione nello spirito in cui è stata votata dai legislatori costituzionali. E sottolineo la seconda parte, cioè quella del riferimento allo spirito con cui hanno votato la Costituzione, perché è molto significativo e dimostra che il problema del conservatorismo non esiste. Il problema è quello di conservare quello che io ritengo sia stato un miracolo laico, aver fatto in condizioni incredibili una Costituzione importante, avanzatissima. Intanto c'è il debito che abbiamo detto che è la Costituzione più bella del mondo, noi non l'abbiamo mai detto, l'ha detto per la verità un attore, regista, che adesso vota per il sì, se vogliamo essere così. Di un obiettivo rappresenta per l'ANPI non solo un obiettivo ma un preciso dovere: fare in modo perché la Costituzione sia rispettata, sia attuata con quello spirito che animò la Costituente, dove si trovarono persone
di provenienza estremamente diversa: comunisti, socialisti, cattolici, liberali, l'uomo qualunque, monarchici, e insieme cercarono, anche in un momento particolarmente difficile, quando socialisti e comunisti furono estromessi dal governo, quando si poteva pensare ragionevolmente andrà all'aria anche la Costituente, perché ormai il fronte unitario si è rotto, e invece no, accadde questo miracolo laico, che la Costituente andò avanti, e gli stessi uomini che in Parlamento si battevano con idee nettamente contrarie trovavano nella sede della Costituente la forza di compiere questo tentativo, poi riuscito, di trovare alcuni punti comuni su cui doveva fondarsi la convivenza civile nel futuro. Quello è lo spirito della Costituente, e quello è lo spirito che anima tutta la Costituzione, che è fatta di norme, ma è fatta soprattutto di valori. E quella fu la nostra scelta, la prima scelta inderogabile, obbligata. E perché si è parlato di democrazia? Perché questa Costituzione, lo dicono tutti ormai, lo conoscono tutti, è imperniata tutta intorno al concetto di persona, della valorizzazione della persona. La persona ha un significato che è molteplice a seconda delle varie concezioni ideologiche, ma secondo una base comune è l'essere umano parte di una comunità che, quando parliamo dal punto di vista politico, chi è il cittadino o la cittadina, se vogliamo. Allora io direi che, se dovessimo dire qual è veramente il quesito che si pone nel referendum, è una domanda molto più semplice. Tu, cittadino italiano, vuoi essere un cittadino o vuoi essere un sudditore? Perché la differenza sta qui. La differenza sta nel fatto che il cittadino è quello che partecipa, che esercita la sovranità popolare attraverso la rappresentanza popolare, la rappresentanza parlamentare. Se a questo cittadino si toglie un pezzo di sovranità popolare, questo cittadino rischia di diventare un suddito, perché perde un pezzo del suo elemento fondamentale che contraddistingue. Non a caso la Costituzione usa un termine molto preciso: la sovranità popolare appartiene al popolo, non gli viene donata come avveniva nel secolo scorso, ma gli appartiene e non gli può essere tolto. Allora questo diventa il punto fondamentale. Il cittadino vero che fa? Se vede un provvedimento, lo guarda attentamente, vede in che cosa consiste il suo ruolo, e se lo vede fortemente appannato, se vede fortemente appannata la rappresentanza, si domanda: ma rimando ancora quel sovrano che ha la sovranità popolare per appartenenza, o divento qualche cosa di diverso? Questa è la domanda che ognuno dovrebbe porsi, e non può non porsela di fronte al fatto che, se vuole davvero almeno dare un'occhiata, non occorre essere giuristi per dare un'occhiata a questo provvedimento e scorgere veramente non i difetti, ma l'impostazione, che è la cosa più rilevante. L'impostazione è la cosa più seria, più grave, perché l'impostazione di fondo è un'impostazione che non è democratica e non ha nulla a che fare con la democrazia, perché la democrazia è quella ancora, se vogliamo tornare all'antica, dicevano gli Ateniesi, è il governo di molti, è la partecipazione, è fare il bene pubblico, occuparsi degli interessi pubblici, è intervenire, partecipare, essere presenti. Allora, a questo cittadino si propone con questa riforma, con la riforma del Senato, di togliere praticamente un ramo del Parlamento, cioè un pezzo di rappresentanza. È vero, il Parlamento non perde il Senato, il Senato non viene abolito,
ma in un certo senso è quasi peggio, perché c'è una contraddizione enorme nel fatto che questo Senato viene svirilizzato in maniera enorme, nel senso che intanto gli tolgono 200 componenti, bisognava, dicono, diminuire il numero dei parlamentari, nessuno è in grado di dare una risposta alla nostra domanda, allora perché non si è fatto in modo proporzionale 200 deputati in meno e 100 deputati in meno, sarebbero stati addirittura al Senato, sarebbero stati addirittura 300, più di quelli che volevano risparmiare. C'è un'altra domanda che si potrebbe anche fare, perché mai quelli del Senato sono poltrone e quelli della Camera no, visto che parlano di diminuire le poltrone. Il disegno chiaramente è un altro, è mantenere un Senato il quale però non deve essere quel contropotere che aveva immaginato i legislatori costituzionali, che doveva essere quello che in qualche modo rappresenta un bilanciamento, una Camera e un Senato. Fu scelta questa formula perché ci fosse certezza che i cittadini fossero rappresentati e che le leggi fossero fatte bene, con adeguata ponderazione. Questo è il punto essenziale. Se si fa un Senato che perde di colpo 200 componenti, che non si sa come viene eletto, perché vi devo sottolineare con molta forza che chi si chiede niente meno di votare un provvedimento dove non si sa come saranno eletti i senatori, per la semplice ragione che quando si dice che vengono eletti dai consiglieri regionali, poi a un certo punto si è voluto introdurre una modifica, credo per fare un piccolo favore mai capito dalla minoranza del Partito Democratico, e si è scritta una frase aggiuntiva, cioè però eletti dai consiglieri regionali in conformità della volontà popolare. Sa Dio, tutti sono scatenati, che cosa vuol dire in conformità della volontà popolare? Come fa il consigliere regionale a sapere cosa vuole il popolo? Lo interpella prima, gli dice chi vuoi che elegga il senatore, ma allora bisognerebbe dirlo, bisognerebbe chiarirlo, bisognerebbe immaginare se c'è non una doppia, ma una tripla elezione. Allora che si fa? Si dice le modalità, lo dice l'articolo 2, le modalità saranno regolate con una legge ordinaria, che non c'è. Ecco, se volete essere cittadini e non stupidi, ricordatevi che niente di meno si chiede di esprimersi con un sì su qualcosa che non si sa come sarà, che non c'è, perché si fa una riforma costituzionale con un rinvio per una cosa importante a una legge ordinaria, ed è una vergogna, perché non si è voluto, non si è avuto il coraggio di passare a un sistema monocamerale, si è voluto mantenere un sistema bicamerale, ma fare in modo che il Senato desse il minimo fastidio possibile, perché questo è il vero punto. Alla fine, se vogliamo sintetizzare, il disegno è molto chiaro. Cioè, a un certo punto ci sono le elezioni, in quelle elezioni c'è qualcuno che raggiunge il 40% e si convince che se si farà una legge elettorale che dà un premio di maggioranza a chi raggiunge il 40%, avrà 340 deputati in più e avrà praticamente la maggioranza assoluta alla Camera. Bel disegno, se uno è convinto che le cose vadano in questo modo, poi le cose andranno in un modo un po' diverso, a un certo punto verrà la paura che addirittura il ballottaggio delle cose possa andare diversamente, nasce tutto un altro dibattito, ma il disegno era quello. Qual era però lo stato? È che se alla Camera faccio quello che mi pare, però ho un Senato che mi intraccia, perché il Senato ragiona a modo suo, mi boccia le leggi, le cambia, eccetera, devo metterlo in condizione di non danneggiarmi. E allora si mantiene questo Senato fatto di senatori non si sa come eletti, che dovrebbero lavorare a mezzo tempo. Ve li immaginate in mezzo tempo del sindaco, del consigliere regionale che fa i due mestieri? C'è stato uno in televisione una sera che ha detto: ma sì, che problema c'è? Andranno un paio di giorni al mese al Parlamento, ma scherzano, a fare le leggi un paio di giorni
le leggi che devono regolare la nostra vita, ma il Parlamento è una cosa seria. Perché abbiamo parlato di democrazia? Perché quando a un certo punto si crea un sistema combinato, perché c'entra la legge elettorale e come, anche se adesso dicono che è un'altra profonata, bisogna riconoscerlo, un'altra profonata che adesso improvvisamente dopo un anno che la legge è stata approvata con differenza dal primo luglio è legge della Repubblica, improvvisamente tutti si accorgono che non gli va bene, ognuno per un motivo diverso. E allora dicono che bisogna cambiarla, la cambieremo. Perfino il Presidente del Consiglio dice ma io sono disposto anche a modificarla perché si è dimenticato, succede a tutti di dimenticare in particolare trascurabile, che questa legge è stata votata con la sua richiesta di fiducia. E poi ci ha messo altro che la parte. Ma adesso, pensando, tanto non si cambierà niente. Non mi costa niente dire che la cambieremo, la fatta in favore, ci sarà minoranza del PD, sarà tranquilla, ci saranno quelli che dicono come scatola che se cambiano la legge elettorale allora va bene, si può votare sì, perché sono persone che si accontentano delle promesse e non hanno ancora capito che di promesse è piena l'Italia, di promesse che e di leggi non fatte. Guardate, perché oltretutto questa storia di cameralismo avrà i suoi difetti, per carità, tutti i sistemi in qualche difettuccio ce l'hanno, non si può correggere in 448 senza montare castelli di sabbia enormi, però si può sostenere seriamente che questo pacco di leggi enormi fermi al Parlamento è fermo perché c'è il rimpallo tra Camera e Senato. Non lo può sostenere nessuno perché non c'è nessun rimpallo, ma ci sono delle leggi ferme che riguardano dichiarazioni. Ricordo benissimo la dichiarazione del Presidente del Consiglio quando fu sollevato il problema anche tutta la stampa sul fatto che è uno scandalo che dei giovani che sono nati in Italia ma sono figli di stranieri che sono in Italia da un pezzo non possono avere la cittadinanza italiana. Fu detto subito al Presidente del Consiglio ma facciamo subito la legge, è lì ferma, non si muove, non è che si sta rimpallando tra Camera e Senato, non si muove. Ce n'è un'altra ancora più interessante, dopo i fatti gravissimi della caserma Diaz di Genova c'è stato un ricorso. Alla Corte Europea dei Diritti. La Corte Europea dei Diritti ha detto altro che violenza. Qui è stato un caso di tortura e il guaio è che il paese italiano non ha ancora attuato in Italia quella direttiva, quell'accordo internazionale che vuole che ci sia una legge sulla tortura. Allora subito la legge sulla tortura. Dov'è la legge sulla tortura? È lì ferma, non rimpallandoci tra Camera e Senato, ma ferma come tante altre promesse, come tante altre cose che sono state dette e non sono state fatte e realizzate. Lo stesso accade quindi in questo contesto complessivo in cui tralascio il fatto nella legge elettorale ci sono poi 100 o 150 ancora nominati dai partiti e vi dico che la trasformazione del cittadino in subito diventa veramente un fatto possibile e probabile se i cittadini reali non si svegliano e non capiscono. Ci sono perfino in questa legge dei piccoli segni, uno piccolo, piccolissimo, piccolo. C'era l'occasione per dire, visto che tutti dicono che in Italia c'è poca partecipazione alla vita politica, c'è un distacco tra i cittadini, le istituzioni, la politica e così via, incrementiamo. Bene, c'è un articolo nel quale si parla dell'iniziativa
legislativa popolare. Tutti sanno che l'iniziativa legislativa popolare ha un problema, cioè che bisogna raccogliere 500.000 firme, che già non è poco. Una volta raccolte le 500.000 firme, poi normalmente questa legge elettorale arriva al Parlamento e lì giace. Giace perché hanno la precedenza della legge del 50.000 secondo me. Giace perché tutte le altre leggi hanno la precedenza. C'erano due problemi: incoraggiare la partecipazione e fare in modo che quando una legge ci sia dei tempi precisi entro i quali la legge deve essere o approvata o disapprovata, ma comunque trattata in Parlamento per rispetto della volontà popolare. Che cosa si fa? La seconda questione, cioè quella dei tempi, si rinvia ai regolamenti parlamentari. La prima, quella delle firme, si moltiplica per tre. E d'ora in poi, se volete raccogliere una legge d'iniziativa popolare, avete bisogno di 150.000 firme. Questo è il modo di favorire la partecipazione della democrazia del Paese. Ho detto queste cose per spiegare perché l'ANPI non poteva in nessun modo essere di un parere diverso. È stata fatta una grande campagna poi per dire che c'erano dei dissensi, c'erano dei turbamenti, l'ANPI spaccata, tante altre cose. Vabbè, l'ANPI ha questa sorte, che sono dei momenti in cui è sugli spalti e allora fanno finta di considerare una cosa importante perché è portatrice di valori importanti. Altri momenti invece in cui escono fuori delle giovanotte che la paragonano a Casa Pound, un'altra. Che dice veramente un'autentica sciocchezza, che dice: io sono iscritto all'ANPI e voto sì, cosa fanno? Mi cacciano? È iscritto all'ANPI ma non legge i documenti dell'ANPI, perché c'è un documento dell'ANPI, un documento del massimo organismo in cui si dice: è naturalmente ammessa la libertà di pensarla diversamente, si raccomanda soltanto di avere il buon gusto di non fare atti apertamente contrari, cioè mettere davanti alla sezione ANPI che si sta battendo per il no un banchetto con il sì, ma per il resto dite e fate quello che vi pare, e dice testualmente: nessuno sarà sottoposto a sanzione disciplinare. Lei è iscritta, però ha bisogno di dire, non lo sa, non legge i documenti, ha bisogno di dire che la cacceremo chissà che cosa. E su questo dissenso si è lavorato molto, per queste cose purtroppo piacciono anche molto alla stampa. C'è stato un congresso dell'ANPI che ha discusso la decisione, è stato discusso in tanti congressi, tutti i congressi delle sezioni provinciali, e tutti hanno dato lo stesso risultato, una maggioranza schiacciante a favore del no. Poi al congresso nazionale abbiamo fatto in democrazia, dove c'è un modo per valutare la volontà, che è quello del voto. Non ci sono altri modi che io conosca oltre quello. C'è il modo del voto, e il voto complessivo è stato quello dei delegati che hanno votato sul documento penale che confermava quella decisione originaria, che ripeto non era quella del 21 gennaio ma era quella del 30 marzo del 2014, sempre quella che parla di una situazione di democrazia. Bene, il risultato di quel voto è 347 delegati votano sì nel senso che sono per il no, e tre si astengono, nemmeno votano contro, si astengono. Io ho fatto fare da uno che sa un po' di matematica, io sono ignorante, una proporzione, direbbe che se quei tre che rappresentano dei delegati, quindi il numero complessivo dell'associazione, fossero rapportati al numero dell'associazione, arriverebbero a 900.000 persone dissidenti rispetto alle 124.000 che sono iscritte alla rete. Cioè una cosa normale in democrazia, che ci sia della gente che pensa diversamente, in una situazione pluralistica e così via. E andiamo avanti per la nostra strada del tutto tranquillamente, mentre qualche giornale ogni tanto si aggrega
e va a cercare il vecchio partigiano. Ma perché il vecchio partigiano non potrebbe anche pensare di votare e di votare sì? Secondo me fa male, se legge la Costituzione, se legge lo statuto dell'ANPI, poi legge questa legge, dovrebbe votare no, però è suo diritto. Ogni tanto ce ne presentano un'assemblea o un'altra, esce fuori, ma che rilevanza ha quando l'ANPI è tutta schierata in tutta l'Italia? Perché abbiamo questa caratteristica di essere articolati in tutta l'Italia e nei luoghi più impensati. Io andrò sabato a Catanzaro e a Catanzaro già mi hanno preparato un piatto nel quale in quel giorno dovrei fare mille cose in tutte le sedi possibili e immaginare come accade, perché sono ansiosi di parlare, di discutere, di vedere, di uscire dal loro isolamento in qualche modo, e questo mi pare largamente apprezzabile e vale la pena di fare qualche sacrificio per avere questo risultato. Quindi mettiamo da parte queste cose, l'ANPI è schierata fino in fondo, se la smettessero di considerare l'ANPI soltanto quando fa comodo, poi quando non fa comodo, in questo caso. Ma per una ragione ben più valida, perché l'ANPI è stata riconosciuta prima da una serie di tribunali militari, poi l'anno scorso dalla Corte di Cassazione, come il successore a titolo universale dei valori portati dai combattenti per la libertà, cioè quella che rappresenta quei valori della libertà, della liberazione e quindi anche della Costituzione. E sono quei valori che contano. Forse sono quei valori che ogni tanto danno la nostra vita. Sono di troppo. Sono meglio i valori che piacciono a loro, la visibilità, la ricchezza, il pensare al proprio interesse. No, qui ci sono altri valori, la solidarietà. Ci sono valori che si vogliono dimenticare e così come si vogliono dimenticare che in fondo, dico davvero un'ultima cosa, l'accusa che vi fanno siete vecchi e conservatori, poveri, magari qualcuno di noi sì, almeno chi vi parla, ma guardate che se venissero ai nostri congressi troverebbero tanti ragazzi, tanti giovani. Per la libertà, perché portano avanti quella stessa bandiera ed è quella bandiera che dovrebbe illuminarci, perché è quella che ha dato vita alla Costituzione. Sembra una frase retorica, ma quando Calamandrei ha detto se volete trovare dove è nata la Costituzione andate in luoghi dove sono stati 100.000 morti nella guerra di liberazione, sarà retorica come dicono alcuni, ma è la verità ed è questo quello che conta. Allora tenere fermi alcuni valori e fra questi il valore della democrazia, il valore della persona umana, il valore dell'essere cittadino. Abbiate cura di questo vostro essere cittadino e sappiate usare di questa vostra sovranità popolare andando a votare compatti e facendo votare il più possibile per il mondo.